bene, Napoli diventò il centro della cultura mondiale e questo è stato un fatto enorme. Sono 40 anni che portiamo avanti questo istituto. Vorremmo che i napoletani comprendessero che cosa significa acquisire la coscienza storica, perché noi abbiamo girato non solo tutto il mondo, ma soprattutto tutto il Mezzogiorno, e i napoletani non sapevano chi era Frangieri, i meridionali non sapevano chi era Mario Pagano, chi era Eleonora Pimentel Fonseca. Ebbene, dopo tutti questi anni questa coscienza storica è penetrata nelle coscienze dei napoletani.